Ciao a tutti, come state oggi? Scusate per come sono vestita, ma sono. Mi sono svegliata tardi oggi e beh, non ho avuto voglia di vestirmi. Comunque, non fa niente. Come promesso in un'altra review, non mi ricordo qual è, vabbè, non importa. Oggi farò la recensione del libro Principe, del libro di Thea Stilton, di questa collezione, cioè Principessa del Regno della Fantasia, che ora farò la review. Sì, vabbè, sono un po' andata. Comunque, per tutte le fan dell'Everafter, hai indovinato un po'? Ho ordinato la bambola di Apple White in pigiama e il letto. Dovrebbero arrivare tra il 25 e il 27 giugno. No, appena arriveranno, vi giuro che farò la review. Un'altra cosa, scusate se è da tanto che manco, però. Non ho avuto il tempo di mettere altri video, poi vabbè, ci sono state tante altre cose da una parte all'altra, poi ho avuto tante feste di compleanno, quindi non sono riuscita, andavo da una parte all'altra e poi mio padre non ha potuto nemmeno mettere il video, quindi lasciamo stare. Qua fa un bel tempo, stranamente, oggi. Però comunque non c'è abbastanza luce, quindi ho dovuto accendere la luce. Scusate se si vedrà un po' giallognolo o qualche altro colore, perché purtroppo sono così le luci. Questo è il libro di cui oggi farò la review. È di Thea Stilton, che è in bianco, come al solito sulla solita stoffa che si trovano su tutti i libri, pure di Geronimo Stilton. Stilton, che è la solita stoffa che, siccome è femminile, è per le femmine, questo libro è fucsia. Ma che c'entra? Un maschio potrebbe pure leggerselo un libro così. E dicevo comunque che è la solita scritta sulla solita tipo di sulla sto solita stoffa, come per dare un qualcosa di emozionante. Per esempio, c'è questo libro, dove in questo caso non è Geronimo Stilton, vabbè, essere scritto sulla stoffa, ma il titolo. Quindi, come potete vedere, mentre i libri di Stilton hanno il nome, vabbè, ma solo a questi grandi, qua è il titolo. È il titolo del libro. Ma vabbè, andiamo avanti. Poi sotto c'è il titolo, che è in stampatello fucsia. Come potete notare, il day non è in stampatello. E secondo me è un tocco, perché comunque anche avendo scritto day in stampatello sarebbe venuto tutto troppo attaccato. Poi sotto c'è l'immagine, che ne parlerò meglio dopo. E poi c'è PM. È il logo che sarebbe Principessa del Regno della Fantasia. Adesso parliamo dell'immagine, che sarebbe questa. Come potete vedere, sta sempre davanti la principessa, dove ci sono sempre. C'è sempre uno o più simboli particolari, tipo questo che è fatto come ad adesivo, che tipo ad adesivo, non so se è veramente un adesivo, ma vabbè. Di come è vestita ne parlerò dopo. Adesso andiamo avanti. Dietro sta sempre l'animale, che in questo caso è un lupo. La principessa si chiama Nives. Vabbè, e questa qua è la copertina. Come potete vedere, qua sta sempre il numero 1, e vabbè, poi la continua della principessa. Poi di nuovo Thea Stilton, il nome, sempre uguale alla copertina, e di nuovo PM, quindi è un po' ripetitivo. Dietro sta l'ombra del castello, sempre, diciamo, una cosa che fa capire il libro, che fa capire di cosa parlerà il libro. In questo caso c'è il castello con due lupi, uno che ulula e l'altro che guarda qualcosa. Non lo so, forse è notato una preda, lasciamo stare. Come all'inizio, vedete, ci sono pure qua dei fiocchi di neve, che vabbè, non ne avevo parlato perché non si vedevano molto bene.
Poi c'è sempre un'introduzione e il sito www.principessederegnodellafantasia.it e l'edizione che è la no, che è il nono. E poi vabbè, questo che non ho mai capito cosa vuol dire. Adesso vi leggerò questa parte. Te che dice: esiste un regno, una terra fredda e inospitale, dove una giovane principessa custodisce un grande segreto. Qualcuno però vuole ritrovare il tempo degli antichi incantesimi, e solo Gunnar, il grande lupo bianco, può difendere la principessa, rivelandole così la sua vera natura. Niente di che ti fa capire comunque molto del libro, però ti dà una piccola introduzione. Qua sta sempre. Sta sempre da una parte Tess Stilton che parla di che ne parla un po', e dall'altra un po' un piccolo un qualcosa che spieghi del libro, ecco. Qua c'è sempre il simbolo e dei disegnini per abbellire. Qua poi parla, ma non ve lo voglio leggere. Anzi, sì, ve lo leggo che così si capisce ancora di più il significato. Vi fu un tempo in cui esisteva il grande regno, un immenso territorio ai confini del regno della fantasia. Un mago malvagio governava su tutto il reame, fino a quando un valoroso cavaliere lo sconfisse. Poi bandì ogni magia e divise tutto il reame in cinque regni, affidandole le sue figlie, le principesse del regno della fantasia. Ma ora qualcuno cerca di unificare i cinque regni, qualcuno che vuole conquistare il cuore di Nives, la principessa del regno dei ghiacci. Niente di interessante. Vabbè. Principessa dei ghiacci. Per Nives, la principessa del regno dei ghiacci eterni, protagonista di questo romanzo, è arrivato il momento di sposarsi e di diventare regina, ma l'arrivo a corte di un principe misterioso sembra cambiare per sempre la vita di Nives e del suo reame. Niente di che. Poi vabbè. Questo sotto sta. Quanto è costato? Cioè 18,50 euro. IVA inclusa. Questo che sarebbe un codice. Vabbè. Poi, tipo a poster, c'è l'artwork di Nives. Che però non assomiglia molto alla copertina, perché qua è sbagliata completamente. Qua, vabbè, c'è sempre Nives nel solito modo. E qua sta Nives con uno sfondo di una tempesta. Sì. Se sentite dei rumori, scusate, ma siccome sta vicino a una strada dove passano sempre le macchine a tutta velocità, quindi lasciamo stare. Come vedete, questo è il volto di Nives e lei ha un trucco molto naturale. Non ha nessun ombretto, i suoi occhi sono azzurri e ha delle ciglia particolarmente sottili. Poi ha le guance sono po ma, pro, poco, quasi impercettibilmente rosa. Scusate, quasi impercettibile il blush. Poi ha delle labbra, però, che mi sa che sono l'unica cosa non naturale, che però qua, come vedete, quindi che cambia, che sono un violaceo, ecco. I suoi capelli sono lisci e lunghi, biondi. Sopra la testa ha un cappello con una coroncina che sembra di ghiaccio, come il fiocco di neve che sta sul scaldacollo, tutto pelliccioso, bello, che va a finire con il suo mantello azzurro. Poi ha un semplicissimo vestito blu che è tenuto da questo nastro fatto a croce e ha come aggiunta che non sono attaccate queste maniche che finiscono sulla mano a triangolo. Ha queste scarpe che non mi piacciono molto, dove vedete c'è pure sono unite da questi nastri e blu. Sotto stanno le altre principesse che però non sono in ordine, perché sta prima questa che è Nives, che è quella che stiamo vedendo, che qua sta più o meno un po' diversamente da qua, non capisco perché. Poi c'è Kalea, c'è Samà,
Yara, infine Diamante, che è la mia preferita. Qua, ed è tipo a papiro, diciamo. Niente, e questa qua era la copertina. Quando uno apre il libro trova la mappa del regno, che è per tutte, vedete? Del regno degli, che in questa casa è il regno dei Ghiaccioetermini. Poi si apre e c'è il logo delle principesse del regno della fantasia, il numero 1 e basta. Poi qua stanno tutte notizie, pure da un'idea di Elisabetta Dammi qua. Vabbè, poi il sito, niente. Qua poi sta di nuovo Thea Stilton, principessa dei ghiacci, l'immaginetta della principessa e PM, che è tutto blu perché è il colore. Qua stanno tutti i personaggi, e quelli principali sono Nives, che è la principessa dei ghiacci, Gunnar, questo qua, il principe Herbert di Lom. Io vi leggerò solo Nives perché diciamo che è la protagonista di questo libro. È la principessa del regno dei Ghiacci Eterni. Per lei è venuto il momento di sposarsi e di diventare una regina. Niente di che non sapevamo già. Ah, un altro protagonista è Helgi, che si scoprirà la sua vera, diciamo, natura. Non natura. Chi è veramente solo nel quinto libro. Poi capirete leggendoli tutti. Girando la pagina c'è sempre una cosa che dice Thea Stilton. E poi inizia la prima parte. Ma c'è anche la seconda. Che vabbè. E c'è anche la seconda. Ah, sto cercando di andare un po' più veloce perché ho già fatto 12 minuti. Vabbè, è caduto. Al centro di ogni libro c'è i segreti della principessa. E questi qua sono i segreti di Nives. Vabbè, qua non voglio leggervelo perché lo dovete scoprire da soli e niente. E in questo caso, scusate, incomincia così come un cancello che si apre. Vedete che ha pure dei fiocchi di neve. Tutto con una tempesta che vi fa entrare quasi nel castello e finisce come se te ne vai. La tempesta è finita, sta un bel sole e il cancello è chiuso ed è molto bello secondo me. Alla fine di ogni libro c'è sempre un'altra cosa che dice Thea Stilton, che vi dice di continuare a leggere, niente di che. Poi c'è l'indice. Come ogni libro che sta o avanti o dietro, e qua stanno tutti gli altri libri. E infine il grande regno, che in questo caso è questo il regno, sì, questo. Scusate, vedete, questo è il grande regno. Se devo dire, questo libro mi è molto piaciuto, anche se c'erano qualche errore, vabbè, non fa niente. Mi è piaciuto moltissimo, consiglio di comprarlo. E scrivete qua sotto se volete che faccia tutti gli altri, perché ne ho altri 10. E se proprio non volete, farò semmai altri due, che sono il numero 7 e il numero 8. Perché il numero 7 è della prima strega ed è un po' diverso, ma c'è anche un'altra copia, vabbè. Comunque scrivete qui sotto se volete che ve li faccia tutti oppure solo il numero 7 o 8, oppure vi siete scocciati e dite beh no, non farlo, io capirò. Comunque vi consiglio moltissimo e niente, spero che questa review vi sia piaciuta. Niente, vi saluto e ciao, adesso vi faccio rivedere il libro. Ciao anche da Nives.